La pista ciclabile intercomunale di Lonigo-Sarego entra nella rete nazionale dei percorsi a misura di amanti della bici, fa guadagnare i due enti locali dell'Ovest Vicentino che l'hanno concordata e realizzata la bandiera di ciclabilità. Un riconoscimento simbolico che porta con sé una serie di risvolti concreti che accrescono il valore del territorio dal punto di vista della promozione turistica. Una sorta di cerimonia di benvenuto nella rete denominata Comuni Ciclabili si terrà domani pomeriggio in Abruzzo, in provincia di Teramo, consegnando un riconoscimento ai due comuni vicentini da parte di FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Faranno compagnia alla capitale Roma, tra le altre città di recente entrata nel novero dei comuni saliti in sella. Gli amministratori di Sarego e Lonigo, che interverranno alla cerimonia in programma alle 17:45 di martedì, Torre del Cerrano, Pineto, Teramo, forse non raggiungeranno la località spingendo sui pedali e alzandosi in piedi sul manubrio, ma avranno di sicuro a cuore non solo la bici come simbolo dell'evento, ma soprattutto i ciclisti e i cicloturisti che percorrono le piste realizzate proprio in questi anni. Si tratta della terza edizione di Comuni Ciclabili, che si traduce all'atto pratico con la consegna di un attestato che premia i comuni italiani a misura di bici e di ciclista, con elogio alle amministrazioni locali maggiormente impegnate.